Ci troviamo a Taranto in via Oberdan presso l'associazione di volontariato Borgo Via Giusti Onlus e siamo con il presidente Giovanni Aprea e l'altro associato, uno degli associati, Sebastiano Pulito. Allora, presidente, intanto una bella iniziativa. Noi intanto dobbiamo precisare che voi svolgete un'azione di volontariato soprattutto nei confronti delle fasce più deboli della città. E proprio in quest'ottica vogliamo illustrare, vogliamo parlare di una bella iniziativa, ossia di una collaborazione con l'Algida che periodicamente vi mette a disposizione, vi dona dei gelati che poi successivamente verranno messi a disposizione appunto della collettività, delle fasce che hanno più bisogno. Devo dire che i gelati già sono stati consegnati e quindi poi ce ne saranno sempre di nuovi. Ecco, è interessante, dicevo, Aprea, questa iniziativa con una grande realtà come l'Algida che ha mostrato sensibilità. Sì, noi già dall'inizio dell'anno ci eravamo proposti di diciamo così, migliorare un attimino la nostra associazione. Difatti ad oggi contiamo di 30 iscritti. Abbiamo avuto anche altre donazioni quest'anno, abbiamo dei sostenitori che poi vi parlerà il mio socio Sebastiano. Che dire più, siamo stati vicino a famiglie, cioè stiamo vicino a delle famiglie che hanno bisogno, sì, certo. Ci sono 25 famiglie attualmente che seguiamo, però abbiamo altre anche richieste, perché oramai vedono la televisione, difatti stamattina mi hanno già chiamato, che hanno visto già altri interventi della TV per avere i gelati. Comunque noi siamo attivati anche per quanto riguarda, stiamo vicino a persone purtroppo affette dal cancro. Purtroppo a Taranto è una piaga tanto grave quanto il Covid, non dobbiamo nasconderci. E difatti cerco di fare appello e recuperare sedie a rotelle, lettini, materassi antidegumi, tutti gli ausili, sì, per, sì, disabili. Sì, 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 pannoloni. Difatti io ho parecchie persone che vengono mensilmente a ritirare quel poco di rifornimento che gli serve per arrivare al mese successivo. Bene, e ci spostiamo con Sebastiano Pulito, che appunto è uno degli associati. Dicevamo, questo ruolo importante del volontariato che molte volte sopperisce anche a quello che dovrebbero fare le istituzioni, e abbiamo visto questa iniziativa dell'Algida che, ripeto, a qualcuno potrebbe sembrare una cosa insignificante, ma non lo è, perché è bello vedere, dicevo poc'anzi, una collaborazione tra una realtà come l'Algida che ha a cuore evidentemente la condizione di chi è più sfortunato. Allora, innanzitutto grazie direttore per l'attenzione che state prestando anche per questa attività che stiamo svolgendo sul territorio. Questa realtà esiste da 17 anni, va precisato, però ci siamo mossi più in maniera incisiva da un anno a questa parte con l'esplodersi della Covid, pandemia, quindi le richieste di aiuto sono aumentate in maniera esponenziale e noi abbiamo dato nel limite del possibile risposta a queste persone. Specialmente si avverte il senso di solitudine, questo è l'aspetto più grave. Anche come Giovanni diceva, persone che purtroppo sono affette da il male che viene chiamato il male del secolo, il cancro. A Taranto è il male del giorno. Il male di Taranto lo chiamerei io, direttore, perché purtroppo anche da ex dipendente Ilva messo fuori. Sappiamo benissimo quello che accade. Posso dire, e l'ho sempre detto e lo continuerò a dire, a dispetto di chi magari vorrebbe intimorire chi parla, io continuerò a dire tranquillamente: questa è la città del male. E quindi siamo vicini. L'Ital Sider prima, l'Ilva dopo, e ArcelorMittal, Acciaio Italia, chiamateli come volete. Possiamo cambiare. Sono il primo cancro di Taranto, da cui poi derivano
deriva il cancro che purtroppo colpisce tanti concittadini. Ma infatti sul gruppo Facebook io che vi ho invitato e avete accettato l'invito, ho scritto cambia il nome ma la sostanza è peggio di prima. Ma torniamo, tornando alla questione, diciamo, siamo vicini purtroppo a queste tantissime persone che sono affette da questo male. Noi abbiamo fatto un appello rivolto agli imprenditori, a chi ha, come abbiamo fatto il banco sociale, che è un'idea che ho avuto io, portato a Giovanni e che ha accolto in maniera positiva. Abbiamo attivato questo banco sociale, cos'è? Chi ha dona, chi non ha viene a prendere. Riceve. Certo. Riceve. Uno strumento di solidarietà, di aiuto reciproco. Vorrei citare ad esempio Carmine Passarelli del gruppo Pascar, che ha subito mi ha chiamato immediatamente dicendo: ma ti stai muovendo su questo senso, adesso vieni da prendere, ci sta dando tante cose che noi provvediamo a regalare. La Confimpresa con Federico Greco ci dà delle agevolazioni a livello burocratico. C'è il gruppo Attollino delle Onanze Fune di Vio Monfalcone che ci dà un aiuto, il finanziamoci della dottoressa Elena Semeraro, che è vicino a noi, e adesso abbiamo aggiunto un piccolo tassello come Elena Esposito, mi correggeva. Elena Esposito, scusate. E quindi i nomi sono un bel po'. Vabbè, E adesso abbiamo aggiunto un altro ulteriore piccolo tassello con la Algida. Ecco, per concludere, Aprea, vale l'espressione, vale il motto: forse è più bello dare che ricevere. Vedere la gioia negli occhi di un bambino, di un anziano, arricchisce il cuore. Sì, sì, lo stiamo vedendo proprio in questo tempo, in questo periodo, quando, ecco, come ha detto Sebastiano, ci chiama il signor Carmine Passarelli, che poi chiamiamo, abbiamo fatto un gruppo WhatsApp di queste famiglie che vengono e certo non sanno quello che trovano. Però quando vengono, anche se trovano, non so, una bottiglia di aranciata, una bottiglia di tè, sono contenti, sono contenti. Bene. Gaetano Attolino, altro socio appunto dell'associazione di volontariato Borgo Via Giusti, così le ragioni per cui partecipi e ti senti utile verso il prossimo. Perché a parte l'amicizia che c'è con Giovanni da tempo, poi ci mettiamo un po' anche, è il nostro lavoro per aiutare, nonostante quello che facciamo, il prossimo, per chi ne ha di bisogno, dove possiamo, collaboriamo, perché no? È un piacere per noi. Ci si sente ricchi dentro. Sì, è la cosa più importante, sentirsi ricchi dentro. Un aiuto, una pacca sulla spalla, un piccolo sostegno materiale fa tanto. Sì, fa tanto, anche perché per la situazione che oggi vediamo, che come si svolge, cerchiamo di dare il nostro meglio. E possiamo dirlo ad alta voce, e ci congediamo così dall'associazione qui presso l'associazione di volontariato Borgo Via Giusti Onlus, si respira davvero l'odore della solidarietà.